Colombo, tiro, rete, il Lecce è in vantaggio, ma l'arbitro fa ripetere, attenzione, evidentemente qualcuno è entrato dentro l'area di rigore prima del consentito, fa ripetere il tutto, il direttore di gara, si ribatte il calcio di rigore, avevano esultato i tifosi salentini, sono circa, sono più di 1300 tifosi del Lecce qui al Maradona. E allora Colombo deve ripetere tutto, sempre con il suo sinistro, nuova rincorsa, parte Colombo, tiro, parata di Meret, sulla sua sinistra si è disteso Meret e ha deviato il pallone, poi ci sarà calcio d'angolo in favore del Lecce, protezza di Meret e il parziale al Maradona resta sullo 0-0 tra Napoli e Lecce. Torniamo a Torino, Juventus. Napoli in vantaggio, attenzione, Napoli in vantaggio, ha segnato Elmas esattamente al 27esimo minuto, il Lecce ha sbagliato il rigore e il Napoli ha segnato, 27 sul cronometro al Maradona, Napoli 1, Lecce 0, Elmas Torino. Attenzione, il pareggio del Lecce, da fuori area, un gol meraviglioso realizzato da Baschirotto, un gol bellissimo sotto l'incrocio dei pali, il pallone è terminato alla destra di Meret al 31esimo minuto, il pareggio immediato del Lecce con una conclusione fenomenale da parte di Colombo, Colombo ha segnato, Colombo che ha pareggiato le sorti del match con una conclusione potentissima, si è riscattato dunque Colombo, si è riscattato dopo il rigore fallito, come vi stavamo raccontando, ha cambiato l'angolo Colombo scegliendo quello di sinistra, ma si era disteso Meret respingendo il pallone, poi è arrivato il gol di Elmas che ha sfruttato una conclusione, un cross che è risultato, un tiro che è risultato sballato completamente ma che si è trasformato in assist perfetto da parte di Politano e da due passi ha messo dentro. Poi è arrivata la risposta del Lecce con Colombo che da fuori aria da circa 30 metri ha fulminato Meret, pallone che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali alla destra dell'incolpevole portiere del Napoli. Napoli 1, Lecce 1, ha pareggiato Colombo e torniamo nuovamente da Diego Carmignani, Juventus Spezia. Pallone ancora per il Lecce con Lietowski sul settore di sinistra, porta palla il polacco, cerca di perdere più tempo possibile, vuole andare verso la bandierina, Di Lorenzo lo ferma con Lozano che poi serve Lobotka, ma ci sono ancora 5 secondi da giocare, c'è un cartellino giallo, calcio di punizione fuori del Napoli, vediamo se il direttore di gara fa giocare. D'accordo Diego Carmignani, è l'ultimo attacco del Napoli con Kvaratskhelia che viene affrontato irregolarmente da Jean-André che viene ammonito, calcio di punizione, si gioca l'extra recupero, 51-16 sul cronometro, ultima chance per il Napoli, calcio di punizione con Zielinski sul punto di battuta, tutti dentro l'area di rigore del Lecce, è l'ultima possibilità per il Napoli di vincere la partita, è l'ultimo sacrificio difensivo per un ottimo Lecce, pallone che sta per essere scodellato nel cuore dell'area da Piotr Zielinski, tutti i saltatori sono lì naturalmente, sono 8 giocatori del Napoli all'interno dell'area di rigore con Kvaratskhelia che è lì al limite, parte il cross di Zielinski, si allontana e ancora non arriva il triplice fischio, arriva in questo momento, è finita il Maradona, Napoli e Lecce hanno pareggiato 1-1, le reti al 27esimo di Elmas, al 31esimo di Colombo, entrambe nel primo tempo, bellissima la rete di Colombo con una conclusione da circa